C'era anche l'assessora alla sanità Nicoletta Verì alla sfilata organizzata dal Comitato per la salvaguardia dell'ospedale di Penne, che ha attraversato il centro di Pescara, assieme ad altri rappresentanti del Consiglio regionale di Lega e Movimento 5 Stelle e ai sindaci del comprensorio Vestino. L'obiettivo del Comitato è quello di far riscrivere il piano sanitario regionale messo in campo dal governo D'Alfonso per uscire dal commissariamento della sanità ed evitare, così, il declassamento del San Massimo. Vogliamo farci vedere e sentire, vogliamo ricordare che c'è una intera comunità che soffre per i disagi creati dalla politica scellerata della passata governatura, che ha deciso con caparbietà di azzerare la sanità vestina, riducendo il nostro storico ospedale ad un poliambulatorio di campagna. Con danni anche per Pescara città, con l'ospedale Santo Spirito che scoppia. Già lo faceva prima, figuriamoci ora che deve sopportare e supportare tutto il carico della sanità provinciale. È all'assessore che sfila insieme a noi e noi diciamo di guardarci con attenzione, di sedersi con noi e stabilire velocemente una tabella di marcia per consentire appunto di ripristinare la legalità e la sanità anche nell'area vestina. Tanti cittadini che hanno partecipato alla manifestazione. Ciascuno di loro vede nell'ospedale un punto di riferimento importante per una zona, quella Vestina, che dicono è stata lasciata all'abbandono. Per pensione che ce l'ha già vasta per le medicine, già vasta. Ma la mamma dice anche io, Marsiglia, se c'è giusto qualche cosa, se c'è giusto. Appena diventata una montagna, tutta abbandonata. E poi vediamo un po' che ci Se dice uno c'ha un sotto. Che io... infarto, come fa? Se uno c'ha un infarto, io ho avuto un infarto, mi sono salvato a quanti che mi hanno portato con l'ambulanza a Pescara. Se uno c'ha una cosa grave, un parto subito, come deve fare? Partorisce per strada, è una cosa... Quando prima l'ospedale di Penne era uno dei migliori. Signora, che cosa significa per lei l'ospedale di Penne? È tutto. Il futuro del paese, tutto. Cosa vuol dire andare a Pescara quando una persona si sente male partendo da Non ci posso Penne? neanche pensare, non ci posso neanche pensare, guardi.